Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Il 11 marzo 1977, un carabiniere spara freddamente alla schiena di Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. Il giorno dopo, Radio Alice, la radio del movimento, alle ore 23:15 viene chiusa dai poliziotti con giubbetti antiproiettili e pistole. Radio Alice aveva informato in tutti i giorni precedenti di quello che era capitato. Guarda, basta considerare gli aggettivi. Si è passati dalle radio libere alle radio private. Dice tutto, assolutamente, dice tutto. No, in quel periodo, quando ci frequentavamo con Piero, le radio libere erano una straordinaria fonte di informazione alternativa, non regimentata, e assolutamente libere, nel senso che con pochi soldi, un trasmettitorino così, tu lo saprai meglio di me, insomma, no? Facevano trasmissioni sulle carceri, prigionieri politici, la canzone d'autore, il rock, il femminismo, le occupazioni, cioè tutto, straordinariamente tutto. Le radio private sono un'altra cosa, sono delle imprese che fanno come Mediaset il loro lavoro di imprese, cioè. E quindi ti trasmettono tutti i giorni Ramazzotti, Vasco Rossi, Ligabue, e chi più ne ha più ne metta, vabbè, non c'è niente di male, però è un'altra cosa, assolutamente. All'epoca una rivista che si chiamava La Fiera Letteraria, che era veramente una fiera, molto fiera e poco letteraria, in cui un signore recensì il mio disco e, parlando di questa canzone, disse: finalmente gli omosessuali italiani hanno il loro cantore. Eccomi qua. È successo anche questo. Mio babbo si arrabbiò un po'. Mio babbo strappava le foto dei Beatles dalla mia stanza e ogni tanto mi passava di nascosto da mia madre la foto di qualche pin-up dell'epoca, sperando che io l'attaccassi alle pareti. Ma come i Beatles e come Michel, in quel momento non c'era nessuno. Ce li ho tutti gli album dei Beatles. Ce li ho tutti, assolutamente. I Beatles e la cultura beat americana sono stati molto importanti. Io credo che ci possa essere anche qualche liaison tra di loro, nel senso che erano comunque una straordinaria fucina di immaginazione e di novità. Gli scrittori beat, Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti e gli altri, Gregory Corso, naturalmente, straordinariamente diversi, no? Diversi dalla concezione di letteratura che noi potevamo avere. E dal punto di vista musicale, i Beatles erano la stessa cosa, insomma, anche se avevano molto successo, vendevano molto, guadagnavano molti soldi, eccetera. Quello non era l'importante. L'importante era che ascoltare, Sgt. Pepper era come prendere una pasticca di LSD, insomma, no? Viaggiare, e loro le prendevano naturalmente. Era come viaggiare in un mondo assolutamente diverso, creativo, nuovo, immaginifico, immaginario. Tutto questo mi ha, e credo ci ha, entusiasmato, no? Comprendere le possibilità della coscienza. D'altra parte, proprio Ginsberg nella sua poesia Urlo, no? Che diceva: allargare l'area della coscienza, cercare di capire quello che solitamente, normalmente non si capisce di se stessi, del mondo e di tutto. Quindi una straordinaria ricchezza ci hanno dato queste cose, insomma, che noi abbiamo più o meno bene, più o meno, totalmente o poveramente
utilizzato, sfruttato, però c'è stato un grande stimolo secondo me da questo. Si può fare l'impossibile. Radelici usava la radio come per dare la possibilità a tutti di fare parte della redazione, di essere un soggetto parlante della radio. E la nostra idea già dalla nascita fu proprio questa, evitare un palinsesto rigido e invitare tutti quanti a diventare protagonisti della radio. E già dai primi giorni questa proposta fu raccolta da moltissime persone che telefonavano a tutte le ore del giorno e anche della notte. Ci sono insomma mitiche trasmissioni notturne di Radio Alice in cui telefonavano i malati, le infermiere, i carabinieri, gli spazzini, cioè quelli che lavorano di notte, i tossici, le puttane. Insomma, una redazione diffusa che attraverso il telefono si faceva parola radiofonica. Ora io insomma credo, o comunque ho sempre pensato in questi anni, che questa sia stata la ragione un po', insomma la ragione più interessante, più vera, per cui Radio Alice è stata così copiata da un lato e anche così discussa, interrogata e insomma e tanto se ne è parlato. Cioè comunque io ho pensato che questa sia la ragione fondamentale, anche perché dopo tutte le radio che sono venute dopo, ma non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, hanno imparato ad usare il telefono come lo usava Radio Alice, naturalmente a piccole dosi rispetto alla Radio Alice, ma comunque tutti hanno copiato con molta, insomma, con molta intensità questa innovazione di Radio Alice. Sì, devo dire che ero un adolescente abbastanza solitario, vizio che per fortuna ho abbandonato. Però sì, insomma, non so perché, però ascoltare e scrivere mi piaceva molto, era una delle ragioni della mia vita, mi sembrava che desse un minimo di senso alla mia vita, insomma, da studente, da figlio, da abitante in una famiglia piccolo borghese, insomma, questo apriva veramente una sorta di finestra sul mondo. Mondo ricchissimo, interessantissimo, divertentissimo e anche straordinariamente doloroso, naturalmente. Però l'apertura c'era, insomma. Sai, quando un adolescente, un liceale adolescente, si trova in mano una chitarra e c'ha qualche idea in testa, che cosa può fare se non provare a scrivere delle poesie, delle canzoni, dei racconti, delle cose, insomma. A quel tempo sembrava a me, ma non credo solo a me, una specie di realizzazione di qualche cosa, insomma, di esistenza, ecco, quell'esistenza che ci pareva un po' negata dalla quotidianità. Sembrava invece, come dire, materializzarsi, che è anche un verbo forse eccessivo, però in questa specie di sogno, in questa specie di capacità di espressione, ecco, completarsi, forse più che materializzarsi. È vero che non ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero. Abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. È vero, ma io ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra, sì, ho visto anche degli...